Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qua a rispondere alle vostre unpopular opinions. Siamo, nel senso, sono qui a rispondere alle vostre unpopular opinions. Allora, una settimanina circa, 10 giorni fa, vi avevo, forse un po' di più ora che andrà online il video, vi avevo chiesto su Instagram di raccontarmi le vostre unpopular opinion per commentarle e è venuto fuori un sacco di cose interessanti, credo che questo video causerà un sacco di drama. Premesse, ovviamente, quelli sono i miei commenti, le mie opinioni, cerco come sempre di essere molto diplomatica e anche di spiegarmi il mio punto di vista, che spero non sia offensivo mai, anche perché io cerco di non esserlo mai, anche se alcune cose secondo me vanno dette, però ovviamente non vanno prese come un insulto personale. Ok, come sempre la premessa l'ho fatta, se poi vi volete offendere, offendetevi. Detto ciò, io passerei a leggerle perché ci sono un sacco di cose juicy. Allora, primissima unpopular opinion arriva direttamente da Lady Marsh, che mi scrive: "Non mi piacciono An Ember in the Ashes, Anti-Darken e The Darkling." Allora, devo dire che forse tranne l'ultima, le prime due non sono assolutamente unpopular opinions, quindi tranquilla, puoi dormire serena. An Ember in the Ashes è una serie che secondo me, a me piace personalmente, non la trovo la serie della vita. So che a molti non è piaciuta perché l'hanno trovata banale. Io, secondo me, non è così banale, ci trovo degli elementi interessanti, però insomma non è così, cioè non mi piace, non la trovo mai una unpopular opinion. Anti-Darken è la classica serie che divide in due il pubblico. Io rimango nella parte che venera questa serie perché secondo me è bellissima, è pazzesca, però capisco che ci siano degli elementi che siano magari difficili da amare per tante persone, ognuno ha un po' i suoi gusti, quindi amen. The Darkling non è un libro, ma è un personaggio e ci sta che possa non piacere, non ci vedo nulla di male, non è che se a me è piaciuto per forza può non piacere ad altri, cioè non deve piacere ad altri, cioè non ha, no. Allora, Mr. Sebastiano mi scrive: "Ho detestato Il Sognatore, scrittura pomposa, instant love, triangolo amoroso, salvo poco." Allora, questo libro devo dire che è stato per la maggioranza amato. Io sapete che è un libro che ho amato moltissimo, sono a metà di Muse of Nightmares. Allora, personalmente la scrittura che io ho interpretato in questo modo. Per me Lainey Taylor, l'intenzione che aveva mentre scriveva il libro era quella esattamente di rendere l'immagine onirica e quindi ha veramente arricchito tantissimo la sua scrittura. A me è uno stile che piace comunque, per quanto lo trovo pomposo, ridondante magari su alcune cose. Lo trovo comunque molto bello, molto affascinante. So che però la scrittura è l'elemento che più ha diviso il pubblico su questo libro e lì non ci puoi fare nulla. Sull'instant love, io sono la più grossa haters degli instant love e qua io non l'ho visto così, cioè mi è sembrato costruito molto bene per determinati punti, c'è una fascinazione, poi non è che si è subito all'amore della vita, c'è cioè qualcosa che ha legato questi due personaggi. Una dinamica molto simile avviene in Children of Blood and Bone, per esempio, e in Children of Blood and Bone per me è imperdonabile a confronto. Non lo so, non l'ho vista così. Sul triangolo io non ho capito il quale triangolo del tu, cioè forse non l'ho visto con tutta quell'intenzione del triangolo personalmente. Poi magari è così, io l'ho interpretato diversamente, però ci sta che non ti piaccia, non succede niente, cioè amen. Allora, Chiara Shreave invece mi scrive: "Preferisco di gran lunga Percy Jackson a Harry Potter." Cosa ci vuoi fare? Lo preferisci? Amen. Cioè, non è che hai detto cose assolutistiche. Per me ci sta che ha tuo gusto personale. Poi magari, non so come dire, quello che per la mia generazione rappresentava Harry Potter anche, cioè crescere con questi libri, eccetera, eccetera, forse per te lo è stato Percy Jackson. E lì non è tutta una questione di valore del testo, eccetera, eccetera, lì è proprio anche una questione magari affettiva e di crescita, cioè è diverso, ma non c'è niente di male comunque apprezzare una cosa più che un'altra. Allora, Jessie Reads invece mi scrive: "V.E. Schwab è sopravvalutata." E questa, per quanto un popular opinion, io vi devo confessare, e qua io finirò fuori da YouTube, che un po' la condivido, l'ho detto in una videocamera. Cioè, devo dire che per quanto le cose che ho letto sue sono, cioè, The Savage Song e il primo di A Darker Shade of Magic, non mi sia dispiaciuto nulla, ma non l'ho trovata neanche questa grandissima autrice della vita. Ho un problema con le sue caratterizzazioni praticamente inesistenti, che a me non prende. I mondi che crea sono molto
molto interessanti, molto magici, eccetera, però ad esempio non crea mai dei background. Quindi siamo lì dentro, ma non capiamo perché la situazione è così. E non che sia sempre necessario fare degli excursus nel passato, però almeno un po'. Cioè, ha degli elementi che a me non mi fanno mai dire, ok, questo è il libro della vita. Cioè, il salto, con lei non lo riesco mai a fare. E quindi, insomma, condivido molto la tua unpopular opinion. Lena Bookaholic, che tra l'altro saluto che l'ha vista a Roma, quindi, insomma, cuori, mi scrive: con te non sarò molto unpopular, ma non mi piace per nulla Shadowhunters. E sappi che in questa casa troverai sempre qualcuno che ti ascolterà e ti difenderà dalle fan di Shadowhunters che fanno le haters. Io penso di aver detto... no, tutto no, perché sono le cose che non ho detto, che non potevo dire nel video perché sono diplomatica. No, non ho detto tutto perché sarebbe venuto una terza puntata da altri 50 minuti, però direi che io ho espresso più che a dovere le mie opinioni su Shadowhunters. Death in Heaven mi scrive: trovo che la saga di HP sia davvero sopravvalutata e stia avendo fin troppo successo. Ecco, questa io la trovo un'espressione molto sbagliata per mettere giù una questione. Trovo che sia sopravvalutata significa descrivere qualcosa in termini assolutistici. E no, Harry Potter non è sopravvalutata. Può non essere piaciuta, può non venire apprezzata, io lo trovo onesto, ci sta, non è nulla di male, ma sopravvalutata significa che tutto il resto del mondo, tra cui studi universitari, approfondimenti, sociologi, antropologi, una serie infinita di specialisti non hanno capito niente. Io trovo che se noi prendiamo Harry Potter come esempio, descrivetemi qualcosa che ha la stessa importanza nell'arco narrativo, la stessa complessità di elementi, la stessa complessità nella trama e anche nello svolgersi della trama, la stessa compattezza stilistica, la stessa caratterizzazione dei personaggi, la stessa crescita che hanno i personaggi che passano dall'età di bambini all'età adulta all'interno di un arco narrativo di una saga per bambini. Se voi prendete il prima di Harry Potter, ovviamente intendo dagli anni 80 in poi, e il dopo Harry Potter, se voi mi trovate un esempio, allora io vi dirò che è sottovalutata. Se non ci sono esempi, continuerà a essere un modello, continuerà a essere questo. Purtroppo Harry Potter non è sopravvalutato. Harry Potter ha un impatto dal punto di vista stilistico, caratteristico, cioè tutti ora si rifanno a Harry Potter, tutti ora, ha settato degli standard per il genere fantastico dagli anni 90 in poi che non so quanto siano abbastanza percepibili per qualcuno che non ha apprezzato la serie, ma non si tratta solo di mi è piaciuto o non mi è piaciuto Harry Potter. Ci sta che la gente non piaccia Harry Potter, non è che è un valore assoluto, ma dire che è sopravvalutata vuol dire far passare un'opinione in termini assolutistici e io non sono per nulla d'accordo con questo tipo di... cioè non stia avendo fin troppo successo, poi ragazzi, cioè ripeto, la Rowling è un genio ovviamente, che ha creato un universo che è talmente espandibile che potrebbe andare avanti forever, poi che la Rowling stia rovinando tutto è un altro paio di maniche. Però scambiare un'opinione personale per un qualcosa di assoluto e universale per me non è corretto, cioè ci sono alcune questioni che sono ovviamente tecniche e ineludibili, la costruzione del personaggio, la costruzione della trama, lo stile può piacere o no, ma che lo stile sia compatto, che sia rigoroso, che rispetti i propri canoni ed evolva, cioè questi sono dati oggettivi, che la caratterizzazione del personaggio sia fedele a se stesso, che i nuclei e le dinamiche all'interno dei rapporti di coppia, di amicizia sono rapporti sani e rapporti costruttivi che esprimano determinate cose dal punto di vista sia antropologico che anche dal punto di vista propedeutico, cioè questi sono valori innegabili, cioè non è qualcosa che è opinabile. Sul resto può piacere o non piacere, raga. Allora, Paperlands mi scrive: non so se hai letto The Last Magician, ma io l'ho trovato una copia sputata di Six of Crows. Allora, non l'ho letto, ma questa tua frase mi fa dire, ma forse potrebbe interessarmi, cioè, no, se è una copia ma poi non ha lo stile della Bardugo, dopo diventa un problema, però, insomma, sono curiosita. Ray of Books mi chiede: non mi è piaciuto Io sono buio della White, specialmente il suo stile di scrittura. Raga, su quello non ci si può fare nulla, cioè non è un unpopular opinion, poi soprattutto su Io sono buio, che è davvero una saga che divide. A me, ad esempio, lo stile della White piace tantissimo, è accurata, minuziosa, è sempre molto dritta al
al punto pur avendo una grande eleganza, ha uno stile che procede a passo lento. Ecco, se voi amate i libri che invece cavalcano parecchio veloce, no, se non vi piace lo stile, poi oh, non vi piace, amen. Ofelia scrive, odio Silente. È Silente, non so, allora, è una un popular opinion in generale, però devo dirti che come tanti personaggi all'interno di Harry Potter, per me Silente non può essere mai un personaggio che va totalmente venerato, totalmente amato, perché ha troppi lati oscuri, soprattutto, cioè, forse non si percepisce tanto dai film, ma nei libri è veramente molto complesso, nasconde tante cose, dice, non dice, ha degli atteggiamenti, soprattutto adesso io sto rileggendo L'Ordine della Fenice, e sempre di più quando lo rileggo mi rendo conto di quanto Harry fosse arrabbiato, quanto Harry fosse frustrato per il suo rapporto con Silente, che Silente non gli ha mai dato delle risposte, come hanno fatto in tantissimi. Silente è un personaggio controverso, secondo me, ha fatto scelte discutibili, ha avuto atteggiamenti che sicuramente non sono apprezzabili da tutti. È un personaggio complesso e il mio apprezzare questo tipo di personaggi, lui come Piton, non sta nel fatto che siano bellissimi, meravigliosi, sempre dalla parte giusta, ma che anzi abbiano tante connotazioni, e questo è quello che a me fa impazzire dei personaggi della Rowling, che non cercano di essere solo da un lato, ma che esplorano anche i lati bui di se stessi, cioè anche Harry stesso. Spesso si chiede quante cose ha in comune con Voldemort, sperimenta tante emozioni negative all'interno del libro e soprattutto non sempre è piacevole, cioè soprattutto nel quinto, ripeto, adesso cioè, urla continuamente addosso ai suoi amici, cioè robe disprezzabili ovviamente da noi che siamo fan della serie, eppure secondo me ne rende l'umanità. Nomadic Reader mi scrive, ho trovato insopportabile la scrittura di J. Kristoff in Nevernight. Allora, devo dire che secondo me questa è un unpopular opinion fino a un certo punto, nel senso che secondo me le idee di J. Kristoff sono brillanti, bellissime, io amo Nevernight, mi piace molto, però io non gli ho mai dato 5 stelline per diversi motivi. Il primo è la scrittura, perché è veramente tanto ostica, ci metti tantissimo a entrare dentro. Poi una volta che tu sei entrato nel suo mondo è difficile staccartene, però è la parte più ostica, insieme ad altri problemi in qua e là che ha la serie, però ripeto, io la consiglio tantissimo perché la amo, è bellissima. Trovatemi un personaggio che fa il bagno nel sangue e già mi avrete sollevata. Allora, Noemi la gatta mi scrive, non so se sia un popular opinion, ma non riesco a finire la trilogia Griscia, molto meglio leggere Six of Crows. Allora, non è un unpopular opinion, nel senso che anche a parer mio, cioè Six of Crows sta qua, la Griscia sta 35 milioni di scalini sotto. È ovvio. La Griscia secondo me va presa, almeno per come io la percepisco. Io sono una fan a metà della Griscia, nel senso che io la consiglio perché sicuramente ha degli elementi molto validi, va presa per quegli elementi validi, nonostante le difficoltà, perché quegli elementi validi gettano le basi per un mondo incredibile. Innanzitutto il world building, alcuni personaggi tipo Nicolai, il Darkling, sono molto affascinanti, molto innovativi e non si erano mai visti personaggi così caratterizzati, come poi è successo in questi casi. E la cosa che a me piace della Griscia, che parte come una serie che ora magari potremmo trovare mediocre per alcuni aspetti, non per il world building che è incredibile, lo ripeto, cioè leggerla vuol dire anche entrare in quel mondo lì, ragazzi. Allo stesso tempo però vedo un'evoluzione dei personaggi che in tante altre serie non ho visto, quindi diventa un percorso anche di evoluzione, di crescita, almeno io l'ho vista così. E sapete perché l'ho detto in 100 video che io odio Alina, odio Mal e non mi interessa, cioè che così, però secondo me la Bardugo ha fatto vedere come si può crescere anche nel giro di 3 libri, va contestualizzata e tutto quant'altro, però è ovvio che se comparata a Six of Crows, ragazzi, ma dove vogliamo andare? Non è proprio comparabile, dai. Allora, Beatrice Tambosi scrive, a me è piaciuto L'ultimo Animali Fantastici, falcidiatemi. Ma no, cioè ci sta che ti sia piaciuto, non c'è niente di male. Se ti è piaciuto, bene, io dico sempre, se vi è piaciuto io sono contenta per voi. Allora, Fra Appa mi scrive, allora, dire che The Tower della McGee non mi è piaciuto è un eufemismo, ma chissà perché tutti lo adorano. Allora, io non l'ho letto, ne ho sentito però parlare molto bene, quindi non so, non saprei dirti perché non mi ci sono avvicinata, però ne ho sempre sentito parlare molto bene. Allora, Sara Dami invece, non riesco a leggere Virginia Woolf. Con la non fiction va meglio, ma i suoi romanzi proprio no.
Perdona la Virginia, non sa quello che dice. No, a parte gli scherzi. Per me è difficile. Cioè, no, allora. Non la trovo una unpopular opinion. Allora, Virginia è un'autrice che è stata molto amata o non viene compresa, non viene apprezzata, eccetera. Personalmente la trovo una delle autrici più interessanti del Novecento. Non so, io le voglio troppo bene per essere oggettiva, la trovo interessantissima in quello che scrive. Tra i suoi lavori di fiction, il mio preferito è To the Lighthouse, che è bellissimo. Per me è uno di quei libri che mi hanno cambiato la vita, quindi non è che posso dirvi, capisco, no? No, non capisco, però da un lato comprendo il fatto che non sia, soprattutto la sua scrittura in alcuni punti ora risulti difficile, difficile su queste cose, tergiversa su tanti elementi, non lo so, però Al-X mi scrive: Nirvana sono gli dèi degli anni 90. Allora, in realtà l'unpopular opinion ce l'ho io sui Nirvana, cioè sono a me che non piacciono i Nirvana, a parte 4-5 pezzi, Breed, Lithium e pochi altri. Cioè, a me non piacciono i Nirvana. Sugli dèi degli anni 90, devo dire che sono sicuramente una delle band più importanti a livello storico e musicale che esistano, è che personalmente non li amo, è un po' come. Non so come dire, a me non piacciono i Queen, ecco, che non è una così unpopular opinion in realtà, però io riconosco il valore sia simbolico che musicale dei Queen, hanno portato tantissime cose e ci sta. Però riconoscere il valore musicale e apprezzarli sono due cose diverse, insomma, sugli dèi degli anni 90. Marta Pesce mi scrive: A Monster Call non mi ha commosso sul finale, in generale non mi ha detto nulla di particolare. Allora, su Monster Call devo dire che la tua non è così unpopular come opinion, nel senso che anche questo è un libro che secondo me ha una grande fetta di pubblico che non ha amato particolarmente questo aspetto o che l'ha trovato non così denso di significato. È una storia che è scritta comunque per bambini, quindi bisogna anche capire che non è scritta per un adulto, non affronta le emozioni come le affronta un adulto, ma crea un grande paragone per portarti a quel punto. Io personalmente mi sono molto emozionata perché è un argomento che mi tocca delle corde molto scoperte, quindi sono molto sensibile a queste cose. Non penso che, insomma, debba per forza creare e suscitare le stesse emozioni in tutte, cioè stiamo parlando di un libro ed è anche giusto che ognuno percepisca le emozioni come meglio crede, meglio sente. Secondo me la qualità di scrittura, la qualità di un libro e l'aspetto emotivo, l'impatto emotivo sono sempre due cose diverse. Non so, anche di libri che io non ho, cioè per farti un esempio, Shadowhunters, io non contesto chi si è sentito totalmente rapito da questa storia a chi piace. Io parlo di questioni tecniche, che a me a volte le questioni tecniche mi smorzano ogni entusiasmo e ogni voglia di vivere, capito? E Monster's Call è un po' la stessa cosa, magari apprezzarne la qualità stilistica, eccetera, non significa che per forza debba intaccare la parte emotiva o viceversa, insomma. Aimeed Books mi scrive: trovo Maze Runner, il libro, molto sopravvalutato. Allora, credo che in realtà questa non sia una un po' più opinion. Anche qua, in generale non mi è piaciuto, è sopravvalutato, non sopravvalutato, sono quelle cose che a me non sono d'accordissimo in generale. Personalmente a me Maze Runner, il film e la serie di film è piaciuta parecchio, il libro mi aveva strappato tutte le viscere dalla noia, non ho fatto una gran fatica, quindi ti dico personalmente sono d'accordo con te nel fatto che non mi è piaciuto. Non trovo neanche che sia così sopravvalutato perché ad esempio non ha grandi fan il libro ora, lo è stato per un periodo, ma no. Allora, White Prophet invece mi scrive: ho abbandonato il sognatore a circa metà libro. Ragazzi, cioè può non piacere, non succede mica niente. Federica Batz mi scrive: non è più tanto unpopular dopo AF2, dopo Animali Fantastici 2, ma la Rowling ha perso lo smalto e ha perso la mia fiducia. Allora, la Rowling deve fare la scrittrice, deve scrivere libri. Punto. Che scrive libri ci rende tutti abbastanza contenti. Quando firma idee becere o quando si mette a fare la sceneggiatrice è un casino. Punto. No, cioè, io penso di essermi espressa già a sufficienza sulla Joanne e mi dispiace perché io le voglio bene in fondo. Mi sta veramente un po' deludendo. Allora, Bonnie mi scrive: adoro Acotar e stimo Sarah J. Maas. Penso che l'unpopular opinion in questo caso sia di nuovo solo la mia. Ci sta che ti piace
ragazza che adori, che stimi, la Sara, non ci vedo nulla di male, non c'è niente di male in questo, ecco. Cioè, di nuovo, ci tengo sempre a sottolinearlo, perché sennò iniziano le guerre sotto alle mie spalle, tra gli altri canali BookTube, che a me mi hanno un po' rotto anche le balle. Non è che io ce l'ho con lei come persona, se a voi è piaciuta la serie, a me fa un gran piacere, però per me... tecnicamente ha una serie di problematiche che io non riesco a superare. Se poi per voi magari l'impatto emotivo eccetera eccetera è più forte rispetto a questioni tecniche, ma non solo, perché ad esempio le relazioni abusive non è una questione tecnica, proprio una questione sbagliata, cioè a me non cambia nulla alla fine della fiera. The Mary's Secret Garden mi scrive: non mi piace nemmeno un secondo di nessuno dei film di Harry Potter. E qua spalanchi, cioè, il vaso di Pandora, perché io i film di Harry Potter li guardo quando proprio sono proprio nel limite, cioè li guardo, ma se ti devo dire che mi sono piaciuti... Ah, e It Marty mi scrive: personalmente non mi fa impazzire Saga, com'è possibile? Cioè, ma non è proprio possibile. No, vabbè, a parte gli scherzi, oh, ci sta, c'è nulla di male. Personalmente Saga la trovo una delle serie graphic novel più interessanti e fighe di sempre, cioè fighissima. Allora, Julia Fireheart: trovo il personaggio di Harry Potter piatto e moscio, lo so che come cosa è molto impopolare. Allora, però, secondo me, qua bisogna distinguere tra Harry Potter del film e Harry Potter del libro. Harry Potter non è assolutamente un personaggio piatto. Cioè, piatto significa che ha un neurone, una caratteristica e va avanti solo con quella caratteristica, invece Harry non lo è assolutamente. Poi, può non piacere come personaggio, questo lo capisco, non tutti apprezzano il suo personaggio e ci sta, ma piatto no. Cioè, piatto non è vero. Idem, ma moscio dipende cosa intendiamo, secondo me non è moscio per nulla, anzi, cioè, Harry affronta un sacco di cose come pochi penso potrebbero fare al posto suo. Allora, Naked Mask mi chiede: ci sono solo ragazze come protagoniste degli YA e questo ormai annoia e infastidisce. Allora, sinceramente, no. Nel senso, ci sono anche diverse serie con protagonisti maschili, tantissime. Poi io magari leggo prevalentemente serie con protagoniste femminili, perché in generale leggo più autrici femminili, eccetera, ma ci sono tantissimi scrittori uomini, ma anche protagonisti uomini. Cioè, la serie, quest'anno hanno fatto il film su Simon, e Simon credo sia una delle serie young adult più popolari. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo. Patrick Ness scrive libri con tantissimi protagonisti maschili, penso a Illumine, dove c'è sia un protagonista maschile che una femminile, penso a Ransom Rig e alla casa per bambini speciali di Miss Peregrine, anzi, penso a Six of Crows, 4 su 6, non so, forse quelle molto molto popolari, alla Cassandra Clare, alla Sarah J. Maas, quello sì, è vero, hanno solo protagonisti femminili, ma ce ne sono tante con protagonisti maschili, non la trovo, cioè la trovo più democratica come situazione. Allora, Friends, 87 mi scrive: ciao Tiffany, odio profondamente Cime Tempestosi e i suoi personaggi sono intollerabili. Vabbè ragazzi, ditelo che è un colpo al cuore dopo l'altro questo video. Cioè, lo capisco, ci può stare che non piacciono i personaggi, e anche Cime Tempestose secondo me è il classico che o ti rapisce, cioè o veramente tu vorresti essere a Dover in cima alla scogliera in mezzo a una tempesta mentre il vestito ti svolazza a gridare io sono Heathcliff, tipo me, oppure, cioè lo capisco che non piacciono, non a tutti piacciono Cime Tempestosi. I personaggi secondo me, al di là dell'intollerabile o meno, sono problematici, personaggi ovviamente anche in un'ottica vista ora ovviamente, però in realtà secondo me sono molto complessi e portano con sé una sorta, cioè un pathos che io ho rivisto in pochissimi altri volumi, soprattutto, cioè sono carichi di tutta la storia che hanno, non so, per me Cime Tempestose è una di quelle cose che io amo tantissimo, quindi non potrei mai, ma cioè non condivido personalmente, però ripeto, i gusti sono gusti raga, cioè ripeto, in generale secondo me il fatto che una cosa non piaccia, da un lato non sminuisce la cosa stessa, perché ci sta che può non piacere, se ci sono cose oggettive stiamo parlando di questioni ulteriori, dall'altro non è che noi per forza ci dobbiamo far piacere le cose. Io allora a quest'ora non avrei
ruolo nel mondo, praticamente. Non lo so, dai, io spero di avervi divertito almeno con i miei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Insomma, ricordatevi che tutto quello che ho detto, anche le battute un po' così, sono tutte battute. Io sono ironica in quello che dico, sono super sarcastica nella vita reale, quindi non mi togliete la gioia di vivere solo perché potreste offendervi. Ci rimarrei un po' male, anche perché penso che lo spirito di questo tag fosse proprio quello. Io mi sono divertita a girarlo e anzi spero che anche voi abbiate trascorso un po' di tempo insieme a me in maniera piacevole. Ah, e ovviamente se mai dovesse ricapitare questa cosa delle unpopular opinion, ricordatevi di seguirmi sui social, giù trovate tutte le info, i link nell'info box, e poi mi raccomando, se volete fare i vostri acquisti utilizzare il mio codice di affiliazione Amazon, o se volete offrirmi un caffè simbolico grazie a Ko-fi potete farlo per sostenere il canale. Come sempre io vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me, spero di avervi divertito e che non vi siate annoiati, e quindi direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!